È tornata oggi a Torbole, baciata da un sole primaverile, la festa del broccolo di Torbole, messa a punto dall'Associazione dei produttori del broccolo, con la collaborazione del gruppo Alpini Torbole, dell'Associazione Galeando e con il patrocinio del comune di Nago Torbole. Al porto, a partire dalle 12, un migliaio di persone ha potuto degustare orzotto al broccolo servito con crostoni di pane al patè di foglie di broccolo, preparati dallo chef Graziano dell'hotel Piccolo Mondo. Il broccolo di Torbole è diventato uno degli alimenti tipici del nostro territorio. Sì, è diventato ultimamente proprio uno degli elementi tipici del nostro territorio. Allora, qualche anno fa mi era venuta l'idea, anche per promuovere il territorio nei mesi morti della stagione, di promuovere anche questo ortaggio che era andato nel dimenticatoio. Perché ormai era rimasto solo un produttore che faceva, non so, 1000-2000 broccoli all'anno e li vendeva alle famiglie qua. Allora mi è venuta l'idea e assieme al mio amico Aldo Miorelli, storico del luogo, il quale è andato a trovare anche negli archivi della storiografia l'avvento del broccolo in quel di Torbole, ha trovato che i primi broccoli erano stati importati dal Veronese, erano venuti su nel 1600 e qualcosa. E ci siamo messi, così scherzando, ci siamo messi d'accordo di fare una specie di, non di festival, una sagra dei broccoli come si fanno la sbigolada e tante altre. Abbiamo provato il primo anno e abbiamo visto che ha funzionato e che la gente era attratta. Più che la gente, poi sono stati attratti anche dei produttori, perché dal piccolo produttore che faceva questi 1000-2000 broccoli all'anno, ultimamente si è arrivati a produrre l'anno scorso 60.000 broccoli. Perciò nel giro di pochissimo tempo la produzione ha trovato anche da parte della gente un riscontro notevole. E quanti broccoli sono stati preparati o cotti oggi? Ma oggi penso che saranno stati preparati di più di 200-300 broccoli e difatti vedo che la gente ha apprezzato molto questa iniziativa che per un paio d'anni era stata messa nel dimenticatoio per varie vicende, ma adesso ha ripreso quota, anche perché ci sono subentrate forze nuove ad aiutarci per fare questa manifestazione che speriamo che vada sempre avanti, insomma. E fare un gemellaggio con gli altri broccoli, perché in questo periodo di tempo, nel Veronese, a Creazzo, c'è la settimana del broccolo di Creazzo, che non è come il broccolo di Torbole, ha un'infioritura fatta in un'altra maniera, però vorremmo contattare questi produttori del broccolo di Creazzo per fare una specie di gemellaggio e magari inventarci per l'anno prossimo, per gli anni a venire, qualcosa di più simpatico, anche più grande, insomma, ecco. Peccato che il terreno è sempre poco per coltivarlo. Però vedo che i produttori, dall'unico produttore che c'era, adesso sono diventati 6-7 e dagli iniziali 2000 broccoli, come dicevo prima, siamo arrivati agli 60.000 e speriamo che crescano. Ci racconta cosa state servendo? Stiamo servendo lo zotto col broccolo di Torbole. Praticamente abbiamo pulito le foglie del broccolo e le passiamo e facciamo un patè che lo spalmiamo sui crostoni
e nell'orzotto mettiamo il fiore proprio del broccolo. L'orzotto è fatto come precedentemente come fare il risotto, però con un fondo di cipolla, profumo d'aglio, broccolo, brodo vegetale, lo mandiamo avanti così fino alla fine. E quante porzioni avete preparato? Secondo me 500 le abbiamo fatte tutte, se non di più. Broccolo di Torbole è diventato un ingrediente di tante, sì, di tante ricette di cucina tradizionale. Buonissime, si potrebbe fare la pasta fresca fatta in casa, col ripieno del broccolo diventati fantastici ravioli al broccolo di Torbole, serviti con al burro e salvia. Oppure anche della pasta fresca tipo tagliatelle o garganelli fatte sempre col broccolo, che sono fenomenali, con l'aggiunta magari anche di guanciale, però poco per non coprire il sapore. O anche si potrebbe fare una ricetta che facciamo noi, il filetto di trota qua del lago in crosta di broccolo di Torbole, speciale anche quella, da provare, da provare.